È sicuramente così, noi non abbiamo ancora detto che siamo alle Messaggerie Sarde e che siamo praticamente nel centro della città di Sassari, esattamente in piazza Castello. Oggi per me è una giornata anche emozionante perché fra un po' parleremo con Beppe Costa, però era credo doveroso da parte mia parlare di questo festival che per il terzo anno, come dire, si fa spazio in una città. Io dico in una città per parlare in generale che un po' sta dimenticando quello che è il libro, quello che è anche la poesia, quello che è questo mondo che in qualche modo, poi nel nostro animo fa la differenza. Vero, hai sottolineato un aspetto che ricorda un po' il fatto che a volte c'è un po' di cinismo anche in città come Sassari, che hanno una tradizione universitaria centenaria, e questo però a volte viene, oltre che dimenticato, viene vissuto come un limite. Il nostro piccolo contributo, ma che siamo orgogliosi di dare insieme appunto alle Messaggerie Sarde, che è uno degli organizzatori del festival, al progetto Ottobre in Poesia, che è l'associazione che si occupa in prima linea del festival e alla Ars Tribù, è un contributo di confronto e di incontro su temi che spesso sono trascurati, come appunto quelli che hanno a che fare col mondo poetico. Ti faccio l'ultima domanda, dopodiché ci lasceremo, l'appuntamento sarà poi rinnovato la prossima volta perché con noi poi ci sarà Beppe Costa, ma la poesia, la lettura, internet in qualche modo, secondo te, ma sta in qualche modo allontanando la gente, le città, in questo anche intendevo, dalla lettura, dalla poesia, comunque dallo scrivere? Questo è un altro tema per il quale ci vorrebbero due puntate, ma abbiamo soltanto questi pochi minuti. Guarda, se vuoi possiamo fare anche 5-6 puntate, non è un problema. Sulla poesia, questo sapendo come sei tu sensibile all'innovazione e alla tecnologia, so che lo faresti. Non sempre. La tecnologia è vero che spesso tende ad allontanare le persone dai libri e dalla parola scritta sulla carta. Però è anche vero che grazie a internet noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere, di interfacciarci con grandi personaggi, grandi artisti che sono venuti a trovarci. Quindi, in sintesi, è tutto legato a come si usano le cose. Internet è uno strumento, come il libro è uno strumento. Il libro può essere anche un'arma, perché a seconda del libro, se la copertina è rigida, dato in testa in un certo modo, può uccidere. Può però anche rinnovare l'anima e può far rinascere. Internet è ugualmente uno strumento deleterio in alcuni casi, ma per la poesia può essere un ottimo trampolino di lancio per progetti importanti come questo. L'appuntamento per quanto riguarda il Festival della Poesia è A ottobre. ottobre, il prossimo anno, le Stavolta sorprese noi ti saranno. seguiremo però, Bene, questo personalmente. è di buon auspicio e conoscendoti so che lo farai. Ah, sì, è una promessa. Bene, impegno con Un tutti gli impegno amici. assoluto. Allora, ci sentiamo, ci salutiamo, grazie a te che Grazie a sei il voi. direttore artistico, tra l'altro, di questa rassegna. Leggete più spesso, leggere fa bene. La prossima saremo con Beppe Costa, eh. Qualcuno si accorge che c'è stata una strage? Qualcuno che aveva sempre ubbidito arriva un intelligente. Nessun cenno d'amore ci cercarono le ossa sotto i maglioni. Ci riempirono di sputi, di bestemmie. E non eravamo credenti. Sorrisero e risero soddisfatti nei loro misfatti. Ci convinsero in molti di avere ragioni da vendere. Poi ci parlarono attraverso gli schermi. Come metterti in guardia dalla carne che pretende sangue? Come pensarti e crescere in un mondo che io ti ho dato, dove la vita ha sempre più sapore di morte, dove ogni tragedia è sepolta dalla successiva con grande gioia della televisione, che ti offre eterna tette e sangue, culi a guerra? Io mi domando, e tu, come proteggerti dagli adulti che dovrebbero prenderti per mano invece di bruciarti viva, bambina mia? E ecco, questo bruciare non è necessariamente perché li ammazziamo i figli, ma li rendiamo quasi stupidi, deficienti. La cosa di Sassari è stata incantevole, oltre ogni mia previsione, ma lo sapevo perché l'isola è sempre così. L'unico problema è se ci fossero state, che ne so, delle formule, invece con grande umiltà, e vedere le facce dei ragazzini, degli studenti universitari. Io poi mi metto sempre e guardo le facce di chi ascolta. Ci sono delle serate con
con le coppe e coppette di poesia, quelli che ancora scrivono alla Dante Alighieri, giusto dove sembra essere commisso, stanno lì, dormono, si dividono poi le coppe, allora ti rendi conto se stanno dormendo o sono vivi. Allora abbiamo visto vivi, poi i ragazzi, le ragazze per strada, malgrado il freddo, che distribuivano pergamene con poesie. Certo, le persone ti guardano strane, ma un paio di vecchi li ho sentite, se una signora ha carezzato i capelli, gli ho detto: signora, ora che noi sappiamo quasi tutto dell'amore, potremmo essere anche pronti e abbiamo meno opportunità. Ops, a proposito di internet, di lettura, di poesia, eccetera, eccetera, se apri appena appena, Lello, con la telecamera, guarda, c'è chi ci sta controllando qui, Ha visto? Anche lui scrive. Ma è vero che in tanti scrivono e non sempre un poeta vero è colui che scrive o pubblica dei libri. Ci sono dei poeti che rimangono, ecco, anche nella musica, rimangono straordinari poeti anche se non scrivono. Stenderei un velo pietoso sul contributo che la televisione dà alla poesia. Questa volta è la vostra. Questa volta ci salutiamo veramente. Ciao. Ciao a tutti. Appuntamento alla prossima puntata.